ci sono delle persone che sono indagate nel governo. Io credo che su questo tema, è quello che ho sempre detto anche quando il garantismo non andava di moda, bisogna valutare caso per caso. Se noi ci riducessimo a decidere tutto attraverso automatismi prestabiliti, come dire, diventerebbe un'altra cosa, sarebbe una deresponsabilizzazione della politica. Per quanto riguarda De Luca? De Luca è una vicenda evidentemente molto delicata. Il merito di quella vicenda è noto ormai a tutti. Noi abbiamo fatto una valutazione che era di affidare ai cittadini della Campania il giudizio sull'opportunità o meno della candidatura di De Luca. Quella condizione in cui era De Luca era nota a tutti i cittadini della Campania e a quelle 100+ migliaia di persone che sono andate a votare alle primarie. I cittadini, gli elettori della Campania, gli elettori del Partito Democratico hanno valutato che la battaglia di De Luca può andare avanti nonostante la condizione in cui egli è, e quindi abbiamo fatto questa scelta. De Luca ha vinto, è il candidato del Partito Democratico. Non c'è appunto mai stata nessuna richiesta di dimissioni a Lupi da parte del governo, del Presidente del Consiglio o dei vertici del Partito Democratico, c'era solo stata una richiesta di chiarimento arrivato e una valutazione personale apprezzabile e generosa come quella che ieri ha fatto Lupi dimettendosi. Quindi il rapporto politico tra Partito Democratico e NCD resta esattamente come prima, forte come prima.